Perfetto, quindi creiamo subito un nuovo script in C Sharp ovviamente, lo chiamiamo Flower e questo sarà lo script che gestirà il nostro pavimento. Dopodiché lo aggiungiamo al pavimento, assicurandoci appunto che sia inserito, e ne creiamo uno anche per la sfera che chiamo Sphere. Questo lo aggiungiamo alla sfera. Benissimo, e a questo punto andiamo a modificare questi script sul nostro Visual Studio. Quindi apro quello che si chiama Flower e andiamo a vedere qual è il primo evento che possiamo usare per quando appunto qualcosa entra in un collider trigger, come appunto il pavimento in questo momento. Quindi vogliamo fare che quando la sfera cade attraverso il nostro pavimento, perché il pavimento è un collider trigger in questo momento, possiamo appunto far succedere qualcosa. Quindi cosa vogliamo far succedere? Togliamo questa start e questa update e andiamo a fare semplicemente una void on trigger enter, togliendo questo private davanti che non ci interessa. E questa funzione on trigger enter è una funzione che viene richiamata automaticamente da Unity quando appunto qualcosa, un collider, entra in un collider trigger. Quindi quando un altro collider entra in questo collider trigger, succede questa cosa qui. Quindi viene richiamata questa funzione. E semplicemente ci facciamo scrivere chi è che è entrato nel pavimento. Quindi debug.log header, che sarebbe l'altro oggetto che c'è entrato, punto gameObject.name, che è il nome dell'oggetto. Vediamo un po', già facendo solo così, cosa succede. Quindi riavvio la mia simulazione. E in console è apparso questo sphere. Ve lo faccio rivedere. Quindi all'inizio è vuoto, appena la sfera trapassa, mi dice che ci è passata attraverso la sfera. Questo perché? Perché appunto, per come è impostata la sfera, che è un rigid body collider in questo momento, e questo qui che invece è uno static collider di tipo trigger, la collisione viene registrata. Ci sono alcuni tipi di collisioni che invece non vengono registrate, come per esempio quelli tra due static collider, oppure quelli tra uno static collider e un kinematic rigid body collider, per esempio. Okay? Quindi se io prendessi la sfera e la mettessi in kinematic sul pavimento, non verrebbe registrata questa cosa qui. Non vi preoccupate, c'è una tabellina facilissima sul manuale di Unity, che è questa qui, che vi dice esattamente quali sono tutti i tipi di collisione effettuabili. E vi fa capire appunto chi collide con chi. E per arrivare a questa cosina basta semplicemente cercare Unity Collision oppure Unity Colliders e si trova facilmente. Benissimo, quindi abbiamo visto come fare l'on trigger enter. Ovviamente ci sono anche altre cose, altre funzioni che possiamo usare. Sono sempre descritte sul manuale, nella pagina di Unity. Un'altra che mi viene in mente appunto è la on trigger exit, per esempio. On trigger enter è quando qualcosa entra dentro qualcos'altro. On trigger exit è quando esce. Quindi in questo caso basta semplicemente fare una void on trigger exit. Vedete, Unity, anzi Visual Studio ce ne suggerisce già alcune, sia le versioni 3D che le versioni 2D, ovviamente. E qui semplicemente possiamo fare la stessa cosa dicendo è uscito. Così, mentre dall'altro lato ci scriviamo è entrato. Salviamo, torniamo su Unity. Facciamo Ctrl P, è uscito, è entrato. Cioè, scusate, al contrario, è entrato ed è uscito. Benissimo. Quindi abbiamo visto che questo funziona. Ovviamente noi in questo caso potremmo fare 10.000 cose diverse. Potremmo per esempio decidere di fermare la sfera, potremmo far scoppiare una bomba, potremmo attivare una trappola, potremmo dare un bonus, potremmo fare qualsiasi cosa. Ok? Dipendentemente da quello che appunto è il nostro gioco. Vediamo invece come funziona la collisione proprio effettiva tra due oggetti solidi. Quindi tra un rigid body e un altro rigid body, per esempio. Quindi avrò bisogno di una sfera, in questo caso così va bene, e poi mi vado a creare, ad esempio, un cubo che vado a piazzare con un altro material, magari. Sì. Giusto per avere, diciamo, dei colori diversi. Benissimo. Lo metto sul mio cubo, che sta lì. Prendo il cubo, lo alzo un pochettino. Ok, quindi questo mio cubo in questo momento è semplicemente un collider statico. Gli metto un rigid body e un rigid body collider adesso. Gli lascio attivo la forza di gravità.
e lo sposto magari un pochettino più a sinistra, prendo il pavimento solido, altrimenti tutto cade nel vuoto. Ok, forse non l'ho messo proprio sotto la sfera. Poco intelligentemente. Vediamo per esempio così. Ok, perfetto. Quindi come vedete, il cubo ha fermato la sfera. Se io sposto il cubo, la sfera cade e il cubo ovviamente prende anche un po' di forza, dipendentemente da come lo sto spostando. Vi faccio rivedere questa cosa qua. Se io sposto il cubo e poi lo faccio andare a sbattere sulla sfera, lui sposta la sfera. Quando abbiamo uno scontro tra due rigid body collider, abbiamo una cosa chiamata collision. Quindi nel codice possiamo semplicemente andare nella sfera, in questo caso, e fare una void on collision, questa volta, enter, exit oppure stay. Stay è quando continuano a collidere, enter è quando inizia la collisione, e l'altro invece è quando smette di avvenire la collisione. Quindi è un collision enter. E qui vedete che il parametro è di tipo diverso, questa volta è collision. Quello che cambia è che il collider, cioè il parametro collider, dà meno informazioni. Il parametro collision invece può addirittura dirci in quale punto preciso è avvenuta la collisione e tante altre cose che possono tornare utili quando dobbiamo fare delle simulazioni, per esempio, molto realistiche della fisica. Quindi qua facciamo semplicemente un debug.log di o colliso con, e poi li mettiamo collision.gameObject. Vi faccio anche notare che noi potremmo fare collision.collider, tra l'altro, per accedere al collider dell'oggetto con cui abbiamo fatto la collisione. Però in questo caso ci interessa semplicemente gameObject.name. Benissimo. Mi vado a ricompilare e a riavviare tutto. E questa volta lui mi dice ho colliso con Cube. Se io prendo Cube e lo sposto e poi lo faccio sbattere di nuovo, ah, questa volta col pavimento, giustamente. Se adesso prendo il Cube e lo sposto e lo faccio andare sulla sfera, vedete? Mi dice di nuovo ho colliso con Cube, eccetera, eccetera. Perché la sto facendo sbattere, appunto. Adesso il cubo è caduto, la sfera è caduta e non mi è rimasto più niente. Ottimo! Quindi abbiamo visto anche come registrare una collisione tra due oggetti fisici. Per il resto, ragazzi, tutta creatività, nel senso, voi potete con questi strumenti andare a definire qualsiasi comportamento possibile ed immaginabile per i vostri collider e per le vostre collisioni. Quindi poi, dipendentemente dal gioco che state realizzando, potete decidere di fare qualsiasi cosa. Ovviamente c'è ancora molto da scoprire, sia per quanto riguarda i rigid body, in particolare tutte le forze, sia per quanto riguarda i trigger, però direi che per questo video ci fermiamo qui. Da Rigo de Fas è tutto e ci vediamo nel prossimo video. A presto!